Masterchef. Oggi famo gli spaghetti alla scoreggiona. Piate una pentola con l'acqua e la fate a bollire. Prendete una padella con un po' di olio d'oliva de Sansa. Sansa olive, solo olio, mi raccomando. Ci buttate dentro una bella alice. Tutta colpa di quel fio di una mignotta che mi ha chiesto di fa bombolo. Una volta che ci mettete l'alice state attenti perché alice è, dopo ali non c'è. Se è squagliata pure lei. Dopo tenete da preparare altri due ingredienti, mi raccomando non brucia tutto. Una volta che avete fatto manteca, mi raccomando a manteca. Ma non ti è mai capitato di manteca così? Ci buttate l'olive e mo ci metto pure un po' di tonno. E dopo che ci ho messo il tonno aspetto un po' e poi tonno subito. Quando siete tornati dopo un po', mi raccomando, ci va un altro ingrediente segreto. Se ce l'avete bene, se non ce l'avete bene, tanto si cucina solo a cazzo dentro sta cucina. Ci buttate i pomodori essiccati. Essiccati per terra, non ti preoccupa, buttaceli uguale. La cosa importante è che metti gli ingredienti separati. Dopo che avete fatto soffriggere tutta sta roba, piate gli spaghetti. Gli spaghetti devono essere come i capelli di Enzo Paolo Turchi, il marito di Carmen Russo. Poi ci buttate dentro un po' di curcuma. Così capite che sta roba se la mangiano manca alla comunità di Sant'Egidio la domenica. Dopo dovete cominciare a mischiare tutto quanto. Mi raccomando, non vi sbagliate. Quando avete fatto questo, lo tenete da far saltare un pochetto. Sarta, 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 che dopo scucisse il culo un attimo. Quando avete finito di fare questo, abbassate un po' il fuoco. Piate l'acqua, piate i capelli di Enzo Paolo Turchi, li lasciate ancora un po' lì dentro. Piate sta acquetta che sta sopra, la buttate dentro così mantecate un pochetto il tutto. L'acqua serve perché se non ce la metti dopo, quando mangi giù te rimane tutta attaccata all'intestino e te caghi solo l'anima degli mortacci tua. Piate gli spaghetti, li mettete lì dentro, gli spaghetti devono essere ancora ardente, ardente proprio. Pure se ardente fanno schifo, ma quando c'è fame te mangi pure li lacci delle superga. Guarda che schifo che ho preparato, tiè. E dopo li fate saltare un altro po', sarta, 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 e dopo date una bella cucita al culo. Mi raccomando all'ingrediente segreto, l'alice, che ve manna nel paese delle meraviglie. E dopo ci buttate dentro un piatto che deve essere una cucumella e non quei piatti di merda. Dopo ci buttate un po' di birra dentro un bicchiere, la birra del Bangladino, guarda come schiuma. E il gioco è fatto, mortacci vostri.